Uomini e donne, Diego Tavani, dove è sparito? Uomini e donne ha ripreso la sua normale programmazione dopo le vacanze natalizie. Quanto in onda in questi giorni su Canale 5 fa riferimento alle registrazioni avvenute a metà dicembre. Abbiamo visto proprio poche ore fa la messa in onda della scelta di Roberta Giusti, puntata registrata appunto il 16 dicembre. Ora l'ex tronista e la sua scelta Samuele potranno finalmente farsi vedere insieme sui social. Luca Salatino invece, la non scelta di Roberta, sarà il nuovo tronista. È stata Maria De Filippi, tramite un bigliettino, a offrirgli il trono. Invito che Luca ha accettato ben volentieri, non riuscendo a trattenere le lacrime. In queste prime puntate del 2022, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di un cavaliere. Stiamo parlando di Diego Tavani, l'ex corteggiatore di Ida. Che fine avrà fatto? In molti si chiedono se l'uomo abbia lasciato il programma o se sia stato addirittura cacciato dalla redazione. Ricordiamo che Diego è stato protagonista con Ida Platano della scelta più veloce della storia di Uomini e Donne. Il cavaliere, dopo aver dichiarato il suo amore alla dama, si è tirato indietro nel momento in cui doveva uscire con lei dallo studio. Un comportamento che ha lasciato un po' tutti senza parole. Sono seguiti poi scontri molto accesi tra lui e Ida, con Diego che ha cercato in seguito di recuperare il rapporto con la dama. Peccato che Ida non ne abbia più voluto sapere, non credendo a nessuna delle sue parole. Anche Gianni e Tina si sono scagliati contro Diego, così come gran parte del pubblico che non ha risparmiato attacchi sui social al cavaliere. Tutto questo avveniva nel corso delle puntate, andate in onda nel mese di dicembre. Ora i telespettatori hanno notato l'assenza di Diego nel parterre del trono over. Come detto, quanto trasmesso in questa prima settimana di programmazione fa riferimento alle registrazioni di metà dicembre. Da quanto si sa, proprio in quel periodo Diego sarebbe risultato positivo al Covid-19. Pertanto si trovava in quarantena ed era impossibilitato a presenziare alle registrazioni. Sarebbe questo il reale motivo della sua assenza. Dunque è probabile che nelle prossime puntate di Uomini e Donne il pubblico lo rivedrà in studio. Bisognerà solo avere un po' di pazienza per capire se sarà così oppure no. Nel frattempo, proprio nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, sono arrivati tre nuovi corteggiatori per Ida Platano. La dama però non ha tenuto nessuno dei tre. Come già accennato, c'è stato anche l'annuncio del nuovo tronista Luca Salatino, la non scelta di Roberta Giusti. Il ragazzo è entrato nelle grazie di Maria De Filippi, visto che proprio la nostra Queen Mary gli ha offerto la chance di salire sul trono. Proprio la padrona di casa, rivolgendosi a Luca, lo ha incoraggiato in vista di questa sua nuova avventura, così come hanno fatto sia Samuele che Roberta. Come ha detto Maria, la vita è fatta di incastri e prima o poi anche Luca troverà il suo. Siete d'accordo con queste parole? Diego tornerà a Uomini e Donne? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!